Bene, ci troviamo qui davanti al comune di Partinico per parlare di alcune notizie, ma credo che ormai i nostri telespettatori, chi ci segue, ha compreso un po' quello che è il ragionamento della nostra emittente, cioè siccome noi siamo considerati una emittente squalificata, abbiamo deciso di non sentire il sindaco, di non intervistarlo, di fare finta che non c'è, che non esiste, perché, vedete, lo ripeto per l'ennesima volta, per chi magari si sta collegando adesso, il problema si pone in questi termini. Forse noi siamo un'emittente squalificata perché diciamo che il sindaco in campagna elettorale ha promesso che non si prendeva lo stipendio perché lo avrebbe donato alle famiglie povere e invece su picchia. Noi forse siamo un'emittente squalificata perché il sindaco in campagna elettorale ha detto che l'indomani avesse chiuso a Bertolino, poi correggivo utero dicendo Calabrese delocalizzato e invece non ha fatto né l'uno né l'altro. Forse siamo un'emittente squalificata perché diciamo che tutto quello che c'è in onda a Partenico adesso viene dalla commissione straordinaria perché Ravo ancora una cosa non l'ha fatto. Forse siamo un'emittente squalificata perché parlando dell'ospedale, ovviamente siamo rimasti soli a difendere un ospedale. Avete avuto modo di sentire delle voci abbastanza di persone di Partinico che ovviamente hanno detto quello che succede all'interno dell'ospedale. Quindi siamo squalificati per questo. E allora succede che di conseguenza, a quanto pare, il sindaco di Partinico ha detto ai suoi assessori di non rilasciare interviste all'emittente Traiato. Quindi diciamo che non si rilasciano interviste, sono interdetti a rilasciare interviste, qualcuno che rilascia qualche intervista viene, tra virgolette, minacciato, perché vedete. Io non riesco a capire perché qua siamo ormai nella favoletta tipo, pare la favoletta tipo Biancaneve e i sette nani, no? Nel senso che voi immaginate sette assessori, i quali, parliamo di professionisti, parliamo di avvocati, parliamo di persone, ovviamente qua quale peccato, non è che parliamo le cristiane era così. E queste persone qualificate che addirittura si mettono a tappetino e che seguono quelle che sono le indicazioni del sindaco e addirittura proprio, non lo so, intimoriti da questa figura così che si impone, cioè io capisco, si può perdere la dignità? Si può perdere l'etica morale per questioni di centinaia di euro, perché qua parliamo che c'è assessore che pigliano 300-400 euro, assessore che pigliano 600-700 euro, perdono la libertà anche di espressione. Dico, ma siamo papiano, secondo me sono malati si sono ammalati della sindrome di Stoccolma. Ora qualcuno mi dirà, giustamente, specialmente qualche anziano dice, minga, che parla latino per maniaci, che cos'è questa sindrome di Stoccolma? Ora mi faccio sentire, Sindrome di Stoccolma. In base al sito my-personaltrainer.it, cos'è la sindrome di Stoccolma? Sindrome di Stoccolma è l'espressione usata per indicare la situazione paradossale, in cui la o le vittime di un sequestro si affezionano al loro o ai loro sequestratori, anche a dispetto di un comportamento inizialmente violento da parte di quest'ultimi. Quindi si affezionano al loro sequestratore anche se questo ha un comportamento violento. Quindi immaginate che succede con la sindrome di Stoccolma. E così mi sembra di capire che questi assessori hanno questa sindrome. Ora, a noi, guarda, non è che ce ne frega più del meno o del più se gli assessori fanno interviste o meno, se lasciano dichiarazione o meno, perché vedete, noi parliamo attraverso immagini e parlando attraverso immagini significa che
che mettiamo in onda quella che è la realtà visiva, al di là invece delle dichiarazioni sempre fallaci e fasulle che fanno i politici, che a dimostrazione già ve l'abbiamo detto in anteprima. E quindi, dico, immaginate che c'è, per esempio, a Partenico, noi avevamo. O noi se ne mazzo già abbiamo avuto un bilancio, tutte siamo bilanciate e non mi si febbraio giustamente sapeva approvare quantomeno il consuntivo. Mi si scarico il 30 aprile e manco abbiamo approvato il consuntivo e la regione manderà il commissario per il consuntivo. Attenzione, poi alla fine questo commissario manco avrà il tempo di insediarsi per il semplice motivo che il consuntivo è stato già approvato di giunta, ma si aspettano i pareri del revisore, poi va a venire in consiglio comunale, poi manco sapevamo se ci facciamo un bilancio entro i termini stabiliti del 30 maggio, perché magari poi arriverà qualche altro commissario. E allora si va avanti, non lo so come, a braccio, si va avanti e non si riesce a capire, diciamo, qual è il progetto, qual è il programma che si vuole portare avanti nel nostro paese, perché ancora forse anche di 7 ore ai dipendenti a aspettare un mese di giugno, a aspettare non so quando se si trovano se quasi 1 milione di euro per poter andare avanti. La dimostrazione che ovviamente abbiamo gli assessori che stanno dimostrando, diciamo qualcuno sta dimostrando o tanti stanno dimostrando, di non avere nemmeno spina dorsale, di non avere nemmeno colonna vertebrale. Noi siamo amministrati, ecco, da Biancaneve e i Sette Nani.